dolcezza di questo rovescio. Perché no? Martella sul rovescio, è molto ben giocato qui da parte di Federer. A questo punto 4-2. Gli 5-1. Si carica il pubblico, si carica Federer, che adesso intravede il traguardo del primo set. Perfect Roger, quest'anno un po' meno perfect. Speriamo di ritrovarlo perfect. Sì. Oddio. È andato al corpo. Se la ridono tutti e due. Sì, l'ha preso proprio lì in pancia. Però, sai, trovi questo che ti si butta a rete tutte le volte. Eh beh, può succedere, non l'ha fatto con intenzione. Non gli voleva far male, ma ha tirato al corpo. Non aveva un altro angolo, capito? Sì, perché proprio nello scatto in avanti hai visto come l'ha tirata fuori dal. Tanto mi sa che non l'ha preso, nel senso che si è difeso con la racchetta di Odra. No, questo è sospetto. Bravissimo un replay, ecco questo qua, qui lo rivediamo bene. Qui bravo questa Denis Volé. Con la racchetta. Con la racchetta l'ha preso. Si è difeso. Punto l'ha perso. Le costole ce le ha tutte però. Sorridono tutti e due. 7-6-2-1 Roger Federer in un'ora di gioco. Qui c'è lo spazio. Bravo. Per il passante. Che bello, già dalla risposta, perché era molto angolato il servizio mancino da sinistra di Lio Dra. 15-40, due palle break, sta crescendo il livello della partita perché sta crescendo Federer. Giustamente, tifosi di Federer sparsi in tutto il mondo. Ah! Ha servito da sotto. Da sotto. La prende a ridere Federer, è andato completamente fuori tempo. È un pazzo scatenato Lio Dra. 6-3, 6-2 Shardia Davidenko. Doppio fallo, altro break, 5-1 Federer servirà per il match. Bene, per magari pensare di allungarlo, ci fanno rivedere quando batte da sotto. Sono dei, come dire, siparietti che fanno ridere, ma possono anche far arrabbiare l'avversario. Dipende a chi lo fai. Trenta a zero. Un kamikaze in avanti. Folle questo
attacco di Liotra, 40-0, 3 match point. Prima solida e con questa chiude il match Roger Federer 7-6, 6-3, un'ora e 19 minuti, molti sorrisi anche sul campo centrale, una bella atmosfera, anche un buon tennis per questo ottavo di finale, si qualifica per i quarti, Roger Federer va a raccogliere l'applauso di un pubblico che come tutti lo ama molto. Oggi abbiamo visto un Federer 60-70% forse, ha iniziato così così, ha dovuto recuperare, era sotto 3-0, 4-1, poi ha giocato meglio, non era essenzialmente un test come avversario Liotra, però qualcosa ci ha fatto vedere Federer in questa partita e va a completare tra l'altro il primo quarto di finale di domani, non primo in ordine di tempo ma primo perché il primo